sono preparata, diciamo, in una maniera diversa dal solito, perché io da 2 anni sto tra qui e Los Angeles e comunque sto lavorando, indagando, insomma, cose diverse, quindi un metodo americano che ho inserito, diciamo, nella mia preparazione dei personaggi. E, no, a dire la verità, ho visto molto poco di Maria. Ho visto quello che mi serviva per conoscere la persona che non conoscevo, quindi quei pochi filmati d'archivio che c'erano, e un paio di interviste, perché quello che volevo fare era restituire una mia visione della sua storia, della sua vita, di quello che le era accaduto, non fare un'imitazione di Maria, fare la copia, o cercare, perché fisicamente siamo molto diverse, vocalmente siamo molto diverse, quindi ho cercato di trovare il cuore delle emozioni e di quello che le aveva mosso, ciò che le era accaduto, insomma, piuttosto che riprodurre l'immagine di quella cosa. Ho visto sicuramente, prima di iniziare la lavorazione, molto materiale su sintomi da dipendenza, astinenza, da alcol, da psicofarmaci. Per esperienza personale conosco, insomma, il problema, cioè, l'ho vissuto per interposta persona, insomma, il problema dell'alcol, quindi c'è parte della mia esperienza, della mia vita qui dentro. Però è stata una strana animale, una strana avventura questo film, che si è costruito e si è preso una direzione che non è stata solo mia, è stata una sinergia di cose. E io l'ho detto in tutte le lingue, lo ripeterò fino alla morte, in questo caso troppo poco si ringraziano le maestranze, chi sta dietro le quinte di questo lavoro, la troupe, i tecnici, la produzione. In questo film, pur avendo pochi mezzi, essendoci poche possibilità, ci sono state persone di una immensa umanità e che hanno costruito, per quanto mi riguarda, insomma, se io ho fatto un lavoro di un certo tipo, del quale sono orgogliosa, e anche perché insieme a me sul set c'erano tutti, cioè ci sono stati tutti, è stato veramente un lavoro di squadra.